Siamo col dottore Giampaolo Spinnato, psichiatra e responsabile del servizio SERT 2 di Palermo. E allora, dottore, è un momento importante questo di riflessione nella nostra società per quello che può rappresentare il mondo giovanile, un mondo giovanile che spesso sembra alla deriva, probabilmente per colpa anche dei grandi, però diciamo non è così nero il quadro, o no? No, non è assolutamente così nero, nel senso che sicuramente crescere oggi per un ragazzo è più complesso che crescere qualche anno fa. E noi non abbiamo passato le stesse esperienze che stanno passando loro. Noi siamo cresciuti in un mondo per certi versi più controllabile, in cui intanto la diffusione delle sostanze sia in termini di qualità, quindi di diverse tipologie di sostanze, che di quantità, 20 anni fa non era la stessa di oggi. E poi non c'era tutta la parte legata al mondo virtuale, alle relazioni virtuali. Il mondo è aumentato di complessità e probabilmente gli adulti, cioè la generazione precedente, non è stata in grado di fornire, ma in qualche modo è ovvio che sia così, strumenti adeguati alla generazione successiva per affrontare un mondo più complesso. È una fase di passaggio in cui un po' i nostri ragazzi stanno pagando lo scotto sulla loro pelle, cioè loro stanno imparando sulla loro pelle come regolarsi in un mondo più complesso. In questo mondo dinamico ho l'impressione che siamo in una fase transitoria, ancora diciamo non abbiamo forse neanche noi le idee chiare dove stanno andando i nostri giovani. Qual è la chiave di lettura della situazione attuale e le sue previsioni a breve? Allora, i giovani danno dei segnali molto incoraggianti, nel senso che ci sono una grandissima quantità di giovani che in questo mondo riescono a orientarsi bene, riescono anche a utilizzarne le potenzialità. Mi riferisco per esempio a quanto molti giovani si impegnano in attività sociali, all'interesse per alcuni temi che riguardano il pianeta, l'ecologia, che sono dei temi importanti. Poi ovviamente ci sono invece delle situazioni in cui possono prendere le derive più psicopatologiche, sono quelle che vengono fuori maggiormente nella cronaca, e quindi ci sono delle difficoltà che i giovani incontrano. E spesso quando incontro queste difficoltà il mondo adulto interviene dopo troppo tempo, nel senso che spesso questi giovani costruiscono i loro problemi assolutamente da soli, senza che nessuno se ne accorga molto. Rispetto alle nostre generazioni sembra che non vi sia un vuoto di sapere, non vi è un vuoto di conoscenza, ma probabilmente vi è un vuoto sociale, molto complesso, molto difficile da leggere. Sociale intendo politica, sociale intendo anche dinamiche di condivisione, se vogliamo. Oggi vi è una globalità della solitudine, questo è il mio punto di vista, lei come la vede? Credo che oggi la componente emotiva sia un po' più fuori controllo rispetto a come era diversi anni fa, nel senso che oggi le emozioni vengono immediatamente tirate fuori, all'esterno. Quando sono emozioni positive questo ha un effetto che può essere anche positivo, quando sono emozioni negative ovviamente questo non lo ha, e quindi fenomeni di ghettizzazione, isolamento, accuse da parte di tutti contro qualcuno, quello che viene chiamato cyberbullismo eccetera, sono fenomeni che purtroppo sono diventati più frequenti rispetto a quanto era prima, perché è aumentata la complessità e non sono aumentati i fattori di protezione rispetto a questa complessità. Buon lavoro. Grazie.